Diciamo pure che c'era da aspettarselo. Le fake news stanno inquinando la campagna elettorale per le europee e rischiano di indirizzare il consenso verso direzioni predeterminate. L'ultimo inquietante episodio riguarda le segnalazioni di Avaaz. Avaaz è un'organizzazione non governativa composta da giornalisti ed esperti di comunicazione che si occupa di campagne sociali che hanno consentito a Facebook, in questo caso, di chiudere 23 pagine con quasi 2 milioni e mezzo di follower che diffondevano fake news e odio in violazione delle regole di Facebook stesso e sostenevano, udite udite, la Lega e 5 Stelle. Queste 23 pagine che sono state oscurate sono solo la punta dell'iceberg. Infatti ci sarebbero 14 sottoreti coordinate che avrebbero violato le regole di Facebook. Si tratterebbe in tutto di 104 pagine divise in 6 gruppi con un totale di 18 milioni di followers e 23 milioni di interazioni negli ultimi 3 mesi. Dalle prime ricostruzioni pare che una delle pagine, quella più attiva, avesse come nome Vogliamo il Movimento 5 Stelle al governo. Questa pagina diffondeva vere e proprie fake news, per esempio attribuendo a Roberto Saviano una dichiarazione secondo la quale lo scrittore avrebbe preferito salvare i rifugiati e i fratelli clandestini piuttosto che aiutare qualche terremotato italiano. Tra le pagine di sostegno alla Lega di Salvini spicca Lega Salvini Premier Santa Teresa di Riva, pagina da oltre 16.000 followers con 283.000 interazioni negli ultimi 3 mesi. Nella pagina campeggiava un video che mostrava alcuni migranti intenti a distruggere una macchina dei carabinieri. Un filmato questo che ha raggiunto quasi 10 milioni di visitatori, ma che è una bufala più volte smascherata in quanto si tratta di una scena di un film. Le regole di Facebook non risultano violate soltanto per via dei contenuti di odio diffusi attraverso quelle pagine. Si ravvisa anche il cosiddetto riciclaggio di follower. In altri termini, le pagine nascono in modo corretto e con finalità spesso anche nobili, ma poi nel corso del tempo cambiano nome fino a diventare veicoli di diffusione di contenuti propagandistici e completamente falsi. In questo modo è possibile manipolare gli ignari followers che continuano a dare credito a pagine in realtà diventate altro rispetto alle loro caratteristiche originarie. Questi espedienti risultano particolarmente utilizzati da estremisti di destra che pubblicano contenuti fortemente ideologici sfruttando pagine del web apparentemente neutre. 3 network di estrema destra che diffondevano disinformazione attraverso 17 pagine e 1.400.000 followers erano stati chiusi da Facebook in Spagna alla vigilia delle elezioni politiche nazionali, quelle del mese scorso. La situazione fake news sui social rimane quindi una grande emergenza per le democrazie europee. I colossi della rete come Facebook e Twitter hanno dimostrato nell'ultimo anno buona volontà nell'aderire al codice di autoregolamentazione anti-fake news prodotto dalla Commissione europea e hanno sin qui assicurato la massima collaborazione nella tempestiva rimozione di contenuti fake o riconducibili a un linguaggio dell'odio. Ma evidentemente questo non basta. I filtri tecnologici
predisposti da Facebook ed altri social per stroncare la diffusione di questi messaggi fuorvianti sono tutt'altro che infallibili. Negli Stati Uniti il social fondato come Facebook ha preso in considerazione l'idea di attrezzare vere e proprie task force di giornalisti ed esperti di informazione in grado di monitorare costantemente il traffico di notizie e di smascherare le fake news più evidenti. Tuttavia, si tratta di progetti annunciati ma incompiuti, ai quali invece bisognerebbe dare seguito e continuità. Quanto all'Italia, stupisce che forze politiche molto presenti sul web e a quanto emerge da vicende inquietanti come questa, ampiamente beneficiarie della diffusione di pagine fake, strillino contro alleati e avversari di governo invocando leggi sul conflitto di interessi nei media tradizionali. Forse lo fanno proprio per far passare in secondo piano emergenze come questa, che minano le fondamenta del diritto dei cittadini utenti ad essere correttamente informati, anche attraverso internet. Le fake news sono un virus pericoloso e potenzialmente devastante per la formazione del consenso, tanto più se si pensa che almeno un terzo degli aventi diritto al voto non ha ancora deciso per chi votare e dunque risulta facilmente influenzabile. Normative nazionali ed europee, codici di autoregolamentazione, soluzioni tecnologiche, cultura ed educazione digitale sono strumenti da potenziare per raggiungere l'obiettivo di rendere il web un luogo più sicuro ed affidabile, neutralizzando i contenuti o i continui attacchi di organizzazioni e centri di potere che vorrebbero trasformarlo definitivamente in una giungla. Grazie a tutti e alla prossima.